Londra 1916. La piccola storia che stiamo per raccontarvi si svolge nell'appartamento della signora Doway. In una piccola strada, una di quelle piccole strade che vi accorgete che esistono soltanto il momento che vi siete smarriti. Allora avete il dovere di denunciarla alle autorità perché venga inserita nella carta della città. Denunciamo ora la scoperta della via Venerdì. Ed è proprio lì che troveremo l'abitazione della signora Doway, contrassegnata da una X. L'appartamento. Appartamento. L'appartamento consiste in una sola stanza. Però questa stanza è ricca di invenzioni. Per esempio, in un angolo c'è una credenza. Sì. Sì, ma basta sparecchiare alla svelta, togliere le stoviglie che ci sono sopra, aprire il mobile in due parti ed ecco saltar fuori una deliziosa vasca da bagno. Forse un po' troppo piccola, però con acqua calda e fredda. Sì, poi c'è anche un letto. Sì, ma è troppo semplice parlarvene così. Ve lo faremo scoprire durante la commedia. E adesso, tutto sommato, possiamo concedere alla signora Doway il lusso, il fasto di un appartamento a quattro vani. Cucina, camera da letto, camera da bagno e dispensa. Ecco. Osservatela ora, magari di sfuggita, questa casa. È colma di piccoli e cari oggetti che sono stati pagati in contanti e accarezzati e curati fino a renderli parte integrante della loro padrona. Gli antiquari potrebbero quindi chiamarli a ragione dei Doway autentici. La camera è nel sottosuolo, illuminata da una piccola finestra davanti alla quale sfilano di tanto in tanto le gambe dei passanti su nella strada. La signora Doway sta preparando per un piccolo party tè, burro, marmellata e questa volta in più delle ostriche. Tutto viene preparato con estrema cura, quasi si trattasse di un ricevimento ufficiale. No, si tratta invece di una riunione molto familiare, tanto più simpatica, non credete, dei banchetti elaborati in anticipo. Ecco dunque le tre vecchie signore molto garbate che si apprestano a raggiungere la quarta, la delinquente, per gustare un tè e, come al solito, accalorarsi in grandi discussioni sul tema della guerra. Sono donne londinesi di basso ceto, quelle che professionalmente vengono definite donne di fatica e che all'occasione possono anche fungere da custodi di case vuote. Tutto quello che può fare una donna in tempo di guerra, esse lo fanno. Ogni giorno, ogni ora, sempre. Sì, proprio come i loro ragazzi al fronte. Però tra di loro le rivalità non sono scomparse, anzi. E l'accalorarsi su ciò che si discute è all'ordine del giorno. Vogliamo osservarle insieme, queste signore, un po' più da vicino, indagare sul loro carattere, sul loro modo di essere, di pensare, di vivere, vedere quello che vorrebbero essere, quello che sono, insomma. Ecco la signora Micklin, accesa propagandista della giusta guerra, quella dunque che definiremo, con terminologia di comodo, la stratega del gruppo, informatissima sui fatti bellici in corso e sicura nel prevederne l'esito. La signora Tully, popolana bonaria, che detiene il vanto d'un figlio prigioniero di guerra. Eh sì, preda in mani nemiche. La signora Doway, che
dovrete osservare molto attentamente. Cominciate ad intravedere che dentro nasconde una colpa segreta. Ma quale? Sembra turbata. Ma perché? E infine la signora, meglio, donna Haggerty. Per lei custodire una casa resta un'aspirazione. Rimarrà eternamente ed unicamente una donna di fatica, che la imbarazza, e non poco. Dunque, siamo in casa Doway. Ramazze e secchi riposano beatamente in disparte. La cerimonia del tè volge al termine. E la storia, la nostra storia, sta per incominciare. Ma non è vero! Con un'ostrica, signora Mitty. No, grazie. Ne ho già mangiate tante. Io dico che è così. È probabile che sia così. Mi pare che lo dovrei sapere. C'ho un figlio prigioniero in Germania. Io sono l'unica che ha questo orgoglio e questa disgrazia. Mio figlio combatte in Francia. Il mio ha due ferite. Il mio è a Corfu. Signora Doway. Perdonate, signora Haggerty, ma credo che si debba pronunciare Corfu. Corfu? Sì. Non lo credo. Io poi parlo come chi possiede dei buoni di guerra. Ma tutte noi ne abbiamo, signora, tanti. È una guerra terribile. Se lo è. Se lo è. Non potete ben dire. Ecco quello che sostengono. I soldati sono magnifici, non si può dire altrettanto dello Stato Maggiore. Non ne sono soddisfatto. Signora Doway, vi potete fidare di me. Se io vi dico che lo Stato Maggiore è competente, vuol dire che è veramente competente. Grazie. Provo un gran sollievo a sentirvelo dire. Che voi è una cosa non che capite bene la guerra di trincea. Si può avere una carta? No, la carta non ce l'abbiamo. Allora, voi col dito fai così. Giustissimo, ecco, sgombriamo un po'. Allora, dunque. Fate largo, Amalia, per favore. Ecco qua. Così. A vedere. Qui, diciamo, c'è il fiume Son. Il fiume Son. Ora, se noi potessimo avere degli sbarramenti da questa parte. Dopo un momento sareste prese d'infilata, così, oh signora mia. Ma dove sono i vostri appoggi? Dove sono? Ma voi non avete ancora capito che questa è una guerra che si combatte con l'artiglieria? Io sostengo che si dice Corfu. Oh, Corfu, fu. Oh, insomma, basta, via, cambiamo discorso. Sì, cambiamo discorso. L'avete vista l'eco della moda di questa settimana? No, guarda. La gabardine con le pieghe a soffietto è definitivamente tramontata. Davvero? Adesso vanno di nuovo di moda le camicette diritte e quelle con i lati di seta. Così io ce l'ho. Meno male. Io sto benissimo con la linea attillata. Che peccato che questa è una moda che non si addica tanto alle balle patentone. Ecco qua, guarda. Lady Dolly Ramsay è stata vista conversare alle corse. Indossava un vestito delizioso. Mi sarebbe piaciuto tanto vederla. Lady Dolly è molto popolare sia come donna, sia come moglie, sia come operaia in una fabbrica di munizioni. Lavora in una fabbrica? Come no? Hai visto qua? Oh, guarda qua. Chi è quella là? Si è sposata. Chi? Lady Pops Babington. Eccola qua. Alle nozze indossava un abito di tulle. Guarda se c'è scritto com'era l'abito da viaggio. Un momento. Allora, l'abito da viaggio era di velluto color spuma di champagne. Che bellezza. Ha sposato il colonnello Kingsford. Lo sapete voi come lo chiamavano all'accademia? Lo chiamavano canguro! Probabilmente lo manderanno a Corfu. Dovunque andrà, la moglie soffrirà come noi
E aspetterà con trepidazione le sue lettere scritte a matita. Beh, anche le donne dei paesi nemici ricevono delle lettere scritte a matita, uguali alle nostre, e poi non ne ricevono più, proprio come noi. Io mi domando se è lecito parlare così. Non si deve dire questo, signora Dove. No, no, proprio no, no. Ma perdonatemi, giuro che non sono pacifista, no. Perdonata. Pensare che ci sono delle donne che non hanno nessuno in guerra. Io non le tratto. E fate molto bene. Sono da compiangere. No, il loro posto in casa, signora Dove. Nascondersi in casa, sì. Tenere le tende ben tirate. Beh, ah. Sì. Quello è il loro posto. Ne ho vista una ieri che comprava una bandiera. Una bandiera? Ci vuole una bella impudenza. Certo. Ieri ho ricevuto una lettera dal mio Percy. Alfredo mi ha mandato una sua fotografia. Le lettere da Corfu sono meno frequenti. Kenneth mi scrive tutte le settimane. Queste sono tutte sue. Beh, Alfredo non poteva scrivermi troppo spesso, essendo che era bombardiere. Le vostre lettere cominciano con cara mamma. Generalmente. Invariabilmente. Sempre. Quelle di Kenneth cominciano con carissima mamma. A giudicare da voi, deve essere un ragazzo di bassa statura, no? Un 1,86 m. Un sottanino, forse? Ovviamente. Si trova nella famosa Guardia Nera. I fucilieri del Surrey sono molto più famosi. Su questo punto voi e il re non siete d'accordo, signora Egerton. E perché? Il re predilige i baffali, quindi il mio Percy. Datemi l'artiglieria reale, a cavallo vi lascio tutto il resto io. Certo. Io non disprezzo i fucilieri del Surrey. L'artiglieria reale a cavallo, i baffali. Ma essi non sono che reggimenti in pantaloni, se non sbaglio. Non tutti possono avere il sottanino. Questo è molto vero. Beh, il vostro Kenneth c'ha delle grandi gambe pelose? Enormi. Oh, ecco il reverendo. Come? Reverendo qua. A questo voi. Si è fatto rammendare le calze. Il signor Wilkinson è uno di quegli uomini che si fanno sempre precedere da un'espressione beata. E questo gli trasforma la vita in musica. Forse nessuno, o almeno pochissimi, al mondo, hanno trascorso un'esistenza grigia come la sua. Ma lui, grazie al cielo, non lo sa. Speriamo. Speriamo che non lo sappia mai. Il signor Wilkinson, con falsa umiltà, sarà sempre convinto di essere un prescelto per volontà divina, oppure di trovarsi nelle vesti di un personaggio di rilievo in un grande romanzo. Di lui si può veramente dire che le avventure, l'avventura si addice all'avventuroso. Non so chi l'ha detto, forse Conrad o Stevenson,